La politica sempre in primo piano in vista del prossimo giro di consultazioni dei partiti al Quirinale. Botta e risposta a distanza tra 5 Stelle e Lega. Di Maio ribadisce c'è lo 0% di possibilità di andare al governo con l'ammucchiata del centrodestra. Per il leader del movimento è sempre il ruolo di Forza Italia ad ostacolare l'intesa. Dura la replica di Salvini, ma cominciamo dai 5 Stelle. Francesco Mesano. Tra Di Maio e Salvini, dopo il dialogo, arriva il gelo. Al 51% di ottimismo espresso dal leader della Lega per un'intesa tra 5 Stelle e centrodestra, Di Maio replica: c'è lo 0% di possibilità che il movimento vada al governo con Berlusconi e con la mucchiata di centrodestra. Uscendo dalle percentuali, la sostanza è che i 5 Stelle chiudono la porta non solo a Silvio Berlusconi, ma alla presenza del suo partito in un eventuale esecutivo col movimento. Perché, spiega Bonafede, uno degli uomini più vicini a Di Maio, è impossibile scindere quel partito dal suo leader e un governo del cambiamento sarebbe impossibile farlo con Forza Italia. Il Movimento 5 Stelle vuole un governo di cambiamento che guardi al futuro. La mucchiata di centrodestra e Berlusconi non rappresentano cambiamento voluto dagli italiani con il voto del 4 di marzo. La situazione attuale somiglia a uno stallo, ma la partita potrebbe essere lunga. Oltre al no a Forza Italia, il movimento ribadisce che la premiership a Di Maio non si tocca. Intanto alla Camera il presidente Fico affida ai questori il mandato per presentare, entro 15 giorni, una proposta per superare il regime attualmente in vigore sui vitalizi. Esulta Fraccaro, il questore anziano eletto dai 5 Stelle, i privilegi, dice, hanno i giorni contati.